Apriamo l'udienza anche per notizia a chi è in collegamento con questi interventi del pomeriggio. Il signor Lombardo Facciale voleva rendere delle dichiarazioni, può sedersi accanto all'avvocato Barbera dove c'è un microfono. Brevemente, oggi non c'è il suo difensore, quindi in genere si chiede di intervenire assieme al proprio difensore, però vuole dire qualche cosa. Io ringrazio la Corte e chiedo, magari dice devo farlo presto, magari qualche minuto in più in base alla pena che ho avuto per... Perché pensavo che lui trattasse questi argomenti, invece questi argomenti non sono stati... Allora, dicevo, io ho subito una condanna di 11 anni e 8 mesi con concorso esterno per agevolato il sodalizio criminoso dei Batanesi attraverso la formulazione delle domande, invece qui, di due cooperative, la Tassita e la Monteverde, per l'annualità 2016. Come si evince dall'intercettazione telefonica con il sottoscritto, con Costanzo Giammataro Giuseppe dell'82, detto Carattere, dove si evince che ho formulato queste due domande che avallano l'attendibilità delle dichiarazioni dei due pentiti, dei due collaboratori di giustizia. No, dico per chiudere la situazione. Quindi questa condanna è nata per le false dichiarazioni di questi due collaboratori di giustizia, per la deposizione ingannevole dell'APG che ha fatto l'intercettazione telefonica e per un'errata valutazione da parte del Tribunale e del PM. Cosa dice Costanzo Giammataro? Allora, non potete fare il doppio lavoro dopo quello dell'avvocato, fare di nuovo poi la ringa. Sì, e poi abbiamo detto una cosa giusta lì. Sì. C'è qualche cosa che forse l'avvocato poteva dire e che mi pare che non giusto. E allora la legge dà la ma deve essere l'aggiunta. Non deve essere. No, è un'aggiunta. Ah. È un'aggiunta. L'aggiunta è che Barba Giovanni Carmelo dichiara che io mi dedicavo stabilmente alle truffe agevolando il clan mafioso dei Batanesi attraverso e lo stesso fa Costanzo Giammataro Salvatore e notano quali sono le aziende che io ho favorito. E oltre alla Montenebre e alla Tassita citano Costanzo Giambattaro Alfredo, Costanzo Giambattaro Melina, Coici Ivana, Coici tante domande. Però dice che queste si avvalevano per le domande da un Cadienna. Quindi a me mi rimangono soltanto quelle due domande. Poi spiega Barba Giovanni il motivo perché io facevo queste domande. Il motivo era che io favorivo a loro attraverso la signor Lombardo, voi non dovete fare un intervento per spiegare le cose, perché questo lo fanno gli avvocati. Mi dovete dire se c'è qualche fatto, qualche vostro comportamento, mi dovete dire quello che diceva il collaboratore. No, ma mi scuso un attimo. Se il collaboratore. Vedete che io facevo o non facevo una certa cosa, tenetene conto. Se il collaboratore dice che io facevo le domande perché avevo un ritorno economico in quanto presentavo io, mi davano l'autorizzazione alla presentazione delle domande perché facevo truffe per conto mio. Allora io avevo un'azienda, conducevo un'azienda di circa 18 ettari e la somma che percepivo era 200 euro. 200 euro all'anno, quindi io facevo la truffa a favore dei canne per... Sì. Voglio dire, io, signor, scusa. Dire che io a livello personale avevo un'azienda con circa 18 ettari, sì, e ho percepito in modo regolare contributi di qualche centinaio 200 euro. Di euro. E
Io qua ho fatto pure una stampa dei titoli che possedevo in quegli anni, 2012 e 2014, che era il periodo che... Per quanto riguarda la mia attività, io svolgevo un'attività in quanto ero impiegato all'Associazione Regionale Lavoratori, che aveva l'ufficio a Tortorici, addirittura l'ufficio risale verso il 78-79. E eravamo cinque figure professionali, due veterinari, due... No, non l'ha detto. No, 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 l'avvocato ha detto che io avevo un ufficio, ma l'ufficio non era mio, io ero un impiegato dell'Associazione Lavoratori. Sì, io allora, io qua ho presentato qua una... Allora, va bene, andiamo alle cinque o sei aziende che mi contestano, che mi contestano che io ho fatto... Ma non possiamo, se lei vuole preparare una cosa scritta, a tempo per presentarla, anche dopo un'ora, perché non abbiamo tempo. Ma mi scusi. Le dichiarazioni dell'imputato servono a dire una volta sono innocente o non sono innocente. Ora per dire qualche cosa di cui forse vi state dimenticando. Questa l'abbiamo scritta, se ne avete un'altra essenziale. Mi scusi, nell'udienza del 19 aprile del 2024, quando è intervenuto il PM Calchietti, ha dichiarato che ci sono due contratti d'affitto stipulati nel 2015, uno che ha carattere di scrittura diverso, pagina con carattere di scrittura, e un altro che addirittura è stato registrato dopo un anno della scadenza. Ma se noi eravamo chiusi come Fenate nel 2014, che c'entriamo che riportano quei dati nel 2015? Poi dice che un contratto d'affitto è stato registrato il giorno 4 aprile, mentre è stato stipulato il giorno 10, quindi è stato registrato prima di essere stipulato. Ma qua io ho il contratto dove c'è un timbro che mi riporta la data 4 aprile 2013, che è la data giusta, che è la data di registrazione. Poi dice che mancano alcuni contratti per quanto riguarda Tiasci Sebastiano per l'annualità 2012. Nel 2015, quando abbiamo chiuso noi, io ho consegnato tutti i fascicoli all'azienda, perché è previsto dalla legge, ai produttori. E non avendo fotocopiatrice, io ho detto fate le fotocopie e mi portate le fotocopie. Me le hanno portate. In tutte queste fotocopie manca qualche contratto d'affitto, che è quel contratto che riguarda i terreni su Gerace Sicolo. E... No, no, è molto importante, Presidente. Sì, sì, sì. Ah, va bene. Allora, questo... allora che cosa dice? Che Lombardo, come operatore del CAR, attraverso artifizi e regiri, ha indotto in inganno la GEA al pagamento della pratica. Io ho verificato la pratica, effettivamente manca un contratto d'affitto. Sono particelle che riguardano circa 9 ettari di terreno. Come funziona il sistema? No, io gli voglio dire. Ascolta. Sì. Sì. E vorrei fare sulla questione della registrazione degli atti e delle presunte
E quando sarebbe questo deposito? La decisione sarà il 5 settembre. Quindi però prima... diciamo che noi dovremmo avere tutto il materiale entro fine luglio. Quindi voi avete da qua, siamo 17. Perfetto. Avete fino al 31 luglio per deposito. Perfetto, ho chiuso. Grazie. Signor Presidente, signori giudici, siccome voglio garantirmi immediatamente la benevolenza della Corte, vi dico che ad onta di tutte queste carte che mi sono spalmato qua davanti, il mio intervento è di 10 minuti, non come invece l'avvocato Silvestro che vi tratterrà ore. Fuori di battuta, Carcione Arturo e Carcione Giuseppe sono padre e figlio. Come ben sapete, Arturo si trova qui, peraltro fisicamente in quest'aula oggi, solo perché evocato, trascinato, mi viene da dire, dalla pubblica accusa. Lui in realtà, in primo grado, era stato assolto o prescritto da tutte le accuse. Quindi della sua posizione mi dovrò occupare nel tempo di un minuto, perché absit iuria verbis, signor Procuratore Generale, l'appello della Procura con riguardo ai due Carcione è davvero non temuto. Vedremo veramente in un minuto il perché. Mi prendo invece tutto il tempo, cioè gli 8 minuti che mi restano, per parlarvi della posizione di Carcione Giuseppe. Sapete perché? Perché su Carcione Giuseppe io avverto sulle mie spalle il macigno di una responsabilità immensa. Carcione Giuseppe è un ex ricercatore universitario di veterinaria, oggi dipendente pubblico di un ASP del Nord. È uno di quelli che in caso di condanna ha tutto da perdere. Le sole sanzioni accessorie che gli sono state irrogate sono tali in ipotesi da fargli perdere il posto di lavoro, con tutto quello che ne deriva. E siccome, francamente, ciò che c'è a suo carico è davvero inconsistente, io devo fare di tutto per dimostrarlo. Assolto dalle altre accuse, viene condannato soltanto per i contributi dell'azienda di tale Cresci Sebastiano, credo che si chiami, capi 431 e 432, falso e truffa, come sempre, correlati tra loro. Tutta il ragionamento è contenuto in 4 righe della pagina 3121 della sentenza, che riguarda il Carcione Giuseppe. Si dice, pur essendo non tenuti ai controlli sostanziali, eccetera, eccetera, in questo specifico caso la macroscopicità c'è con riguardo a 3 contratti. E attenzione, perché sono giustamente indicati in maniera precisa, 58M, 58AD, 58S, ma io vi devo dire subito, ho provato a sottolinearlo anche nell'atto di appello, attenzione, il 58S non riguarda Carcione Giuseppe, è un po' infelice la sintesi dei giudici nella sentenza, riguarda le campagne dal 2015 in avanti in cui Carcione Giuseppe non c'entra, mi pare se ne sia occupato certo Galati Sardo. Carcione Giuseppe è responsabile, mai operatore. E questo lo sottolineo perché, ahimè, il brigadiere Anastasi, quando ha testimoniato sul punto, in controesame lo ha chiarito, ma inizialmente aveva detto in maniera, come posso dire, imprecisa, aveva definito Carcione Giuseppe operatore. No, operatore di tutte queste pratiche è l'imputato che ha appena parlato, il signor Lombardo Facciale. La veste unica nel 2013 e nel 2014 del Carcione Giuseppe era di responsabile del CAFE NAPI 003. E allora, posto che il contratto 58S non ci interessa, vediamo quali sono questi contratti i cui macroscopici sintomi di falsità avrebbe dovuto percepire il Carcione, che per non averli percepiti si è visto somministrato 3 anni e 4 mesi per questi 2 reati soltanto. Io ce li ho qua. Uno, neanche a farla apposta, è stato evocato dall'imputato un secondo fa. Si dice il Tribunale, Carcione, come hai fatto a non accorgerti che a fronte di un contratto che risulta stipulato il 10 di aprile
C'è una registrazione impossibile il 4 di aprile, ma come vi ha fatto vedere l'imputato, accanto c'era il timbro datario di correzione, cioè dattilo scritto è 10 aprile, ma accanto c'è 4 aprile. Quindi io che prendo in mano questo contratto, io operatore, responsabile non ha questo compito, ma comunque io che prendo in mano questo contratto e vedo questo timbro datario chiaro, non una modifica in maniera subdola, un'aggiunta a penna strana, no, in maniera chiara, trovo questa correzione e vedo una data che quindi è corrispondente con quella della registrazione, perché mi dovrei allarmare? Il bello è che proprio in questo caso il contratto voi lo trovate nella stessa sentenza, lo hanno riportato nella pagina 3125 esattamente come ve l'ho appena mostrato, cioè con la stessa correzione del timbro datario. Rimane l'altro. Il 58M. Qui è vero e non c'è giustificazione, nel senso che il contratto appare concluso il 4 aprile del 2013, la data di registrazione è effettivamente 3 aprile 2013, cioè è una data impossibile. Ora la domanda, il quesito al quale la Corte dovrà rispondere è questo. Io sono il responsabile di un CA che tratta con le modalità che già conoscete centinaia di pratiche, tutte concentrate nel giro di un mese. Per ogni pratica, per ogni azienda agricola, il mio operatore carica decine e decine di contratti. A me sfugge, lo sottolineo, signor Presidente, signori giudici, scusatemi per la pedanteria, io sono Giuseppe Carcione, cioè un nome che non troverete in nessuna intercettazione, in bocca a nessun collaboratore, non sono nessuno, sono totalmente incensurato, cioè sono un soggetto per il quale non c'è nessun'altra ragione di dubitare di miei rapporti opachi, di stranezze. Su un solo contratto mi sfugge un giorno di differenza tra la conclusione e la data di registrazione. Non c'è altro di quella roba, quell'armamentario, neanche il contratto di locazione del demanio aeronautico e così via. Nulla del genere, solo su questo. E mi prendo 3 anni e 4 mesi. Cioè questa disattenzione viene promossa a dolo perché sono nel processo nebro dell'azienda, si chiama Grassi Sebastiano. Appello del PM. Premesso che ancora oggi, e forse ormai fino alla fine, mi resta oscura l'insistenza, la caparbia insistenza dell'ufficio requirente nei confronti del Carcione Arturo. Voi pensate, per darvi la misura, non è forse tanto l'ufficio requirente quanto la polizia giudiziaria inquirente, voi sapete che io non sono aduso a questo tipo di osservazioni e di toni, mai. Però in questo caso specifico sono colpito fin dal primo grado. Quando nell'informativa della Guardia di Finanza ritrovammo nero su bianco, veniva scritto che il Carcione Arturo era stato arrestato nell'ambito dell'operazione Terre Emerse condotta dalla Procura di Siracusa. Appena avemmo a tiro il brigadiere Nastasi, ho le trascrizioni in mano, udienza del 12 gennaio 22, noi che sapevamo che era assolutamente una corbelleria, glielo domandammo. Lui disse che non si ricordava, poi si informò, proprio abbiamo chiesto specificamente al Presidente del Collegio Battese di consentirci un controesame, se necessario esteso all'udienza successiva, per poi sentirci dire, beh sì, in effetti ci siamo sbagliati, non è mai stato arrestato, né lì né altrove. E però siamo qui ancora in grado di appello a parlare di Carcione Arturo e Carcione Giuseppe. Per fortuna nel frattempo che cosa succede? Succede che a fronte di un appello del pubblico ministero che vi dice revocate le assoluzioni per i capi 189 e 190 e 180, 181, 190 e 191, che sono i capi corrispondenti alle imprese agricole Lupica Spagnolo, una Francesca e l'altra Rosa Maria.
L'avvocato Faranda, che mi ha preceduto molte settimane addietro, vi ha già prodotto, con riguardo a queste specifiche aziende, quindi non lo farò io, mi permetto solo di ricordarvelo, i provvedimenti di archiviazione della Procura presso la Corte dei Conti. Cioè, è talmente inconsistente l'accusa nei confronti dei due Carcione con riguardo a queste pratiche agricole, che alla Corte dei Conti, e non sono certo io, non commetterò certo l'errore da matita blu di intrattenervi sulla differenza tra i criteri, là molto più blandi per l'affermazione della responsabilità per danno erariale, che hanno stralciato immediatamente le loro posizioni e le hanno archiviate. I provvedimenti li avete e quindi non è il caso di leggerli. L'altro appello che riguarda il solo Carcione è Giuseppe, l'altro capo, l'altro punto dell'appello della Procura, ha dell'incredibile, è quello in cui il capi 476 e 477, il Tribunale di Patti disse: qui non ci avete proprio prodotto i documenti. E l'estensore dell'atto di appello scrive che la pretesa dimostrativa del Tribunale è però mal posta per eccesso, perché dovrebbero bastare le dichiarazioni dibattimentali senza i documenti. Non sono stati prodotti i contratti, non sono state prodotte le domande, non è stato prodotto nulla. Questa è la cifra dell'atto di accusa nei confronti dei Carcioni. Sugli altri aspetti, sinceramente, tornare a tormentarvi sulla questione dell'aggravante e quant'altro, sarebbe ovviamente un fuor d'opera. Io insisto nell'atto di appello, quindi per il verbale, insisto nell'atto di appello quanto all'assoluzione del carcere Giuseppe e comunque a tutte le domande subordinate che sono state rassegnate in quell'atto, e chiedo il rigetto dell'appello del PM per le posizioni di entrambi gli imputati. Grazie. Concludo oggi anche per lui. Sì, perché diciamo, l'avevo inserito oggi, però non è venuto, era almeno che lei concludi oggi. No, concludo per il collega oggi. Per esempio, io ho necessità di chiedere una cortesia alla Corte, avanzo una formale istanza. Se mi autorizzate a discutere senza toga, perché sto bene. Allora, io intervengo e concludo oggi per gli appellanti Buontempo Salvatore, Buontempo Sebastiano, Coci Domenico, Conti Mica Sebastiano e Galati Giordano Vincenzo. Vincenzo. Buontempo Salvatore, Buontempo Sebastiano. Il biondino, presente. Facilmente sì. Chiaramente, Presidente e signori della Corte, raccolgo l'invito già formulato alle udienze precedenti e non sto qui a tediare le signore vostre ripercorrendo, riprendendo anche in un tentativo più o meno scoordinato di le questioni già trattate dai colleghi che mi hanno preceduto. Mi confronterò con le specifiche imputazioni elevate nei confronti dei miei assistiti, sperando di riuscire a dimostrare tutta una serie di incredibili equivoci di fondo che hanno determinato il risultato finale, che poi alla fine costituisce la cartina al tornasole di un clamoroso errore in punto di diritto, frutto di un approccio, passatemi il termine, assolutamente superficiale con le complessive emergenze probatorie. Mi rendo conto che la posizione di almeno tre degli odierni imputati è una posizione apparentemente di minorata difesa. Ci confrontiamo con quel perimetro giurisprudenziale determinato dalla Suprema Corte in tema di mafie storiche. Noi abbiamo una
un organismo associativo, quello denominato Clan dei Badanesi, già accertato con plurime sentenze passate in giudicato, e abbiamo tre soggetti già ritenuti intrani, seppur con condotte di partecipazione semplici e non qualificate, quel salto di qualità lo avrebbero fatto medio tempore, laddove in un periodo in cui trattavano o pianificavano estorsioni a carico o nei confronti di imprese pubbliche con un controllo continuo e costante del territorio, anche attraverso la realizzazione di atti violenti, riferisco al procedimento Mare Nostrum, numerosi sono stati gli eventi omicidiari oggetto di esplorazione processuale in quel contesto, diventano invece capi, promotori, organizzatori, dirigenti di un organismo associativo allorquando, per utilizzare il termine che caratterizza il passaggio generazionale tra quelle dinamiche e le attuali dinamiche, abbandonano le estorsioni, abbandonano gli atti di presenza violenta e si affidano, secondo l'impostazione accusatoria, ai raggiri e agli artifici per mutuare e per costituire un organismo associativo che possiamo certamente definire abbastanza originale. E allora distinguiamo immediatamente la piattaforma probatoria iniziale e quella sopravvenuta, perché oltre alla evidenziata situazione dei tre appellanti già condannati per una condotta di partecipazione per il periodo temporale, abbiamo anche i due incensurati, per la prima volta catapultati in un procedimento di criminalità organizzata, Coci Domenico e Bontempo Salvatore, originariamente raggiunti da un giudizio di gravità indiziaria sulla base di risultanze intercettative, che costituiscono una piattaforma probatoria, chiamiamola originale e originaria, poi arricchita in corso d'opera dai contributi dichiarativi offerti dai tre collaboratori di giustizia, Costanzo Zammataro Salvatore, Marino Cammazza Giuseppe e Barba Giovanni Carmelo. Certamente, Presidente e Signori della Corte, non starò qui a ricordare a me stesso quelli che sono i criteri ermeneutici elaborati dalla Suprema Corte in relazione alla corretta applicazione della disposizione normativa di quell'articolo 192, terzo comma, anche se ci troviamo di fronte a una situazione un po' bizzarra, perché l'apparato argomentativo che caratterizza la sentenza impugnata sembra più un atto di fede nei confronti delle dichiarazioni rese da questi tre personaggi che un'applicazione corretta dei principi che regolano la materia. Ad esempio, i primi giudici oblitano dei passaggi fondamentali, in particolare uno: si tratta di soggetti che rilasciano dichiarazioni dopo aver avuto piena contezza delle risultanze intercettative, dopo che hanno avuto piena contezza della qualificazione giuridica delle condotte, dopo che hanno avuto piena contezza dei mutati fini dell'organismo associativo, quindi dopo che hanno avuto piena contezza del tentativo fino ad oggi riuscito da parte realizzato dall'ufficio di procura di individuare una nuova entità associativa riconducibile nel paradigma normativo di cui l'articolo 416 bis, che sostituisce l'intimidazione diffusa derivante dal metodo, il controllo del territorio come elemento fondamentale agli artifici e con gli artifici e i raggiri tipiche dei fenomeni fraudolenti. Per meglio specificare e meglio articolare il ragionamento che sommessamente ho premesso, entro nel merito delle singole vicende processuali affrontando la posizione di Bontempo Salvatore, condannato all'esito del giudizio di primo grado ad anni 12 di reclusione perché ritenuto intraneo all'organismo associativo descritto al capo 1 dell'imputazione. È stato assolto dall'associazione finalizzata al narcotraffico. Uno dei primi insegnamenti che ho recepito o che ho imparato è il non perdere mai di vista l'editto imputativo, anche quando ci confrontiamo con condotte associative che ormai costituiscono vuoti contenitori riempibili con ogni condotta. E voi mi insegnate anche la giurisprudenza di legittimità maturata sul punto, però di fronte a specifiche contestazioni che costituiscono l'estrinsecazione della consapevole
condotta di partecipazione a un organismo associativo, partecipazione che deve costituire un contributo rilevante, non possiamo non confrontarci con la specifica contestazione. Buontempo Salvatore dovrebbe ritenersi intraneo all'associazione dei Badanesi perché avrebbe ribadito con violenza il controllo del territorio da parte della famiglia mafiosa unitamente a Contimi Cantonino. E qui quel ragionamento dell'abbandono della violenza sostituita dagli artifici raggiri viene un po' sacrificato, avuto riguardo alla posizione di Contimi, di Buontempo e di Contimica. Avrebbe partecipato a summit chiarificatori diretti da Marino Gammazza Giuseppe, storico appartenente del gruppo mafioso. Vedremo qual è il summit chiarificatore, l'episodio Cassarà, da qui a un attimo ci arriviamo. Si sarebbe dedicato al traffico di stupefacenti per come indicato al capo 4. Questa porzione di condotta possiamo certamente espungerla dal capo di imputazione. Poi ha fatto di più il buon tempo dall'alto della sua mafiosità derivante anche dal vincolo di parentela. Ha informato il cognato Pruiti Giovanni, appartenente alla criminalità organizzata mafiosa della zona di Cesarò, del rinvenimento di microspie presso il ristorante La Quercia, ove si erano svolti degli incontri tra gli associati. Da ultimo, badate bene, ha accompagnato Conti Mica Sebastiano da Marino Agostino Antonino e l'estorsione rubricata al capo 15 dell'imputazione. Una presenza ritenuta non rilevante dallo stesso organo di accusa che non ha elevato imputazione concorsuale. L'evanescenza delle condotte di partecipazione le conosciamo, le sappiamo, accettiamo il confronto con tutto. Qui dobbiamo capire se Buontempo Sebastiano effettivamente possa ritenersi intraneo all'associazione e attenzione al dato, fino a quale periodo. La questione riveste una certa importanza anche sotto il profilo della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio. Elementi di prova sono costituiti dalle risultanze intercettative e, oso dire, dalle interpretazioni alle stesse attribuite non dagli ufficiali di PG, ma dalle interpretazioni rettificate dai contributi dichiarativi offerti dai collaboratori di giustizia. Abbiamo anche la necessità o l'opportunità di confrontarci con, o di prendere atto, delle dichiarazioni rese da coimputati o coindagati di reato connesso non intranei all'associazione. Mi riferisco ad Artino Salvatore, Siracusa Annunziato e D'Amico Carmelo. Se la chiamata in correità o le plurime chiamate in correità, secondo l'insegnamento delle sezioni unite, potessero risolversi in una mera sommatoria di eventi dichiarativi, nulla questo, non sarei qui a tediare le signore vostre. Ma dobbiamo verificare se ci troviamo dinanzi a soggetti che, seppur attendibili, abbiano reso dichiarazioni attendibili che convergono sul nucleo fondamentale dell'imputazione. Che nucleo fondamentale dell'imputazione che nel caso in esame non può essere costituito dalla mera frequentazione o dal mero rapporto di parentela, ma se, applicando al caso concreto, ad esempio, l'arresto delle sezioni unite Modafferi, la messa a disposizione in concreto per la realizzazione di un evento dell'associazione. Artino Salvatore, escluso all'udienza del 23 aprile 2021, siamo a pagina 94 e seguenti delle trascrizioni, ha riferito di aver intrattenuto dei rapporti con i non pervenuti, Conti Mica Antonino detto Massimo, non pervenuti Conti Mica Antonino detto Massimo, e con tale Mirko. Che tipo di rapporti avrebbe avuto con l'odierno imputato? Guardate che importante quello che si verifica per Artino in dibattimento o in relazione alle dichiarazioni di Artino. Le modalità della
delle sue conoscenze, dei suoi rapporti. L'intrinseca consistenza della chiamata viene sempre espressa in termini dubitativi: mi pare che si chiama, mi pare che è, mi pare che non mi ricordo effettivamente chi sia. In un contesto in cui lo stesso afferma di non aver mai intrattenuto alcun rapporto significativo fino al momento del decesso del padre. Io vedevo Massimo e Salvatore arrivare, cercavano mio padre, si appartavano, non so di che cosa discutevano, verosimilmente, siccome mio padre era un soggetto un po' particolare, ecco, definiamolo così, seppur defunto, forse parlavano di avvicinare qualche ditta. In quale periodo temporale si inserisce la condotta rimproverabile rispetto a Bontempo Salvatore, rispetto a questa prima porzione di dichiarazione? Qui Artino riesce a collocarlo nel tempo. Guardate, secondo, io ricordo bene, siamo attorno al 2008. Comunque, e sotto questo profilo vi è una straordinaria convergenza, comunque, certamente prima del 2011, perché poi mio padre è morto. Precisa che lui non era mai presente perché loro si spostavano e poi mio padre se ne andava. Pagina 24, 94 e seguenti delle trascrizioni. E poiché uno degli elementi ritenuti fondamentali per l'individuazione della condotta di partecipazione e il sostentamento dei detenuti, il pubblico ministero chiede espressamente ad Artino se fosse a conoscenza che Bontempo Salvatore, non mi interessa del suo accompagnatore, nei suoi confronti non è stata esercitata l'azione penale in questo procedimento. E badate bene, Presidente e signori della Corte, vi è una sfasatura temporale tra quanto viene accertato nell'ambito del diverso procedimento denominato Operazione Castello, è stata prodotta la sentenza nel corso del giudizio di primo grado, condannati Conti, Mica, Antonino, Gioitta, Nicolino ed altri, un periodo temporale successivo al 2008 è antecedente a quell'oggetto di esplorazione. Ebbene, di Bontempo Salvatore non vi è traccia, quindi una sorta di partecipazione che, rispetto alla quale voi dovreste prendere atto della sua singolarità, una condotta di partecipazione potremmo definirla di intermittenza. E il collaboratore, rispetto a questo specifico punto, era importante, perché se Artino il deceduto era colui che raccoglieva le estorsioni per il clan dei Mazzarroti, l'intenzione qual era? Quella di dimostrare che magari Conti Mica e Bontempo Salvatore si recavano da loro per recuperare un po' di somme di denaro da destinare al mantenimento dei detenuti. Risposta: questo non lo so, questo non lo ricordo. Sempre a domanda del pubblico ministero, seppur un derelato che riguarda Massimo Conti Mica, ma e che vede un Bontempo Salvatore assolutamente silente, colloca da ultimo l'ultimo momento di conoscenza o di relazione interpersonale con Bontempo tra il 2009 e il 2010. Poi lo hanno arrestato. Ma la genericità della dichiarazione resa da Artino costituisce un momento apprezzabile sotto il profilo della valutazione probatoria in un contesto in cui si assume che verosimilmente si stava discutendo di estorsione. È stato in grado Artino di indicare, dico, uno soltanto episodio estorsivo che avrebbe interessato Bontempo Salvatore? Risposta: assolutamente no. Il PM poi ritiene di dover approfondire il rapporto che Artino Salvatore intrattiene o ha intrattenuto con Bontempo Salvatore. E qui emerge in tutta la sua consistenza la visibilità
di Buontempo Salvatore all'esterno, visibilità all'esterno di Buontempo Salvatore, quale intranio all'Associazione dei Badanesi. Riferisce Artino di un episodio relativo a tale Alessandro Maio, titolare delle pizzerie Time Out di Barcellona. Vi erano dei soggetti creditori del Maio che interessano Buontempo Salvatore. Dall'alto della sua mafiosità, anche per l'interposta persona, la Corte percepisce a chi faccio riferimento, deve rivolgersi ad Artino, dice: guarda, che fai, mi fai la cortesia, ci vuoi parlare tu, io non sono in condizione di poterci parlare. E Maio non è un intraneo alla cosca dei barcellonesi, era soltanto una persona, secondo l'Artino, vicino a tale Nino Calderone. Ma mi chiedo e vi chiedo, se Salvatore, Buontempo, detto Salvuccio, poteva spendere la sua forza, la sua persona, quale appartenente a un'associazione mafiosa, qual è la ragione per la quale, per un semplice recupero di un credito, doveva rivolgersi ad Artino, salvo poi neanche realizzarlo. In quel territorio barcellonese vi è un altro soggetto che ha riferito fatti e circostanze rimproverabili a Buontempo Salvatore. Io non voglio offrirvi una visione parcellizzata degli elementi di prova, Presidente e signori del Tribunale, ma ci confrontiamo con un aspetto tecnico relativo alla chiamata del Molteplice, relativo alla possibilità di individuare gli elementi minimali della convergenza sul nucleo fondamentale dell'imputazione rispetto al periodo temporale specificamente indicato nell'editto imputativo. D'Amico Carmelo riferisce di conoscere Buontempo Salvatore. Guardate in che termini. E lo fa nel corso dell'esame del 23 aprile del 2021. Lo conosce perché in un'occasione ha partecipato a una mangiata assieme al fratello che colloca nell'aprile del 2008. Mangiata sinonimo di frequentazione, mangiata durante la quale lo stesso collaboratore di giustizia non riferisce che la stessa fosse finalizzata a pianificare strategie delittuose, non precisa direttamente né incidentalmente che era stata in qualche modo convocata tra i capi dell'associazione per predisporre, organizzare estorsioni o comunque fatti illeciti. Nessun riferimento da parte di Siracusa Nunziato. Andiamo. Le dichiarazioni degli estranei si fermano al 2008. 2008-2009. Andiamo ai tre collaboratori intrani. Tutti, e dico tutti, all'unisono, e il dato emerge anche dalla sentenza passata in giudicato emersa nel diverso procedimento denominato Operazione Castello, riferiscono che Buontempo Salvatore e Conti Mica Antonino, detto Massimo, si sarebbero interessati tra il 2007 e il 2008 per riscuotere denaro per l'associazione in mancanza dei maggiorenti. Qui abbiamo una convergenza, ma riguarda un periodo fino al 2007-2008, indipendentemente dalla possibilità o meno di attribuire rilevanza ai dati dichiarativi offerti da chi ha attinto a piene mani dal contenuto dell'ordinanza custodiale. Marino Cammazza Giuseppe, all'udienza del 20 marzo 2021, lui che secondo l'imputazione specifica
è colui con il quale si relaziona direttamente Buontempo Salvatore, siamo a pagina 64 e 67, riferisce che girava insieme a Conti Mica Massimo per raccogliere le estorsioni. Poi sono usciti altri due soggetti e testualmente riferisce si sono messi da parte, anzi li hanno fatti mettere da parte, li hanno collocati in quiescenza concedendogli anche il trattamento di fine rapporto. Viene pagina 66 e 68, riferisce della lite con Cassarà, sulla quale poi ci torneremo perché è un fatto attuale, in termini di attualità. Barba Giovanni Carmelo, udienza 6 aprile 2021, controesame del 13 aprile 2021. Pagina 46, 78 e 79, è un derelato dal Biondino e dal Vappo e riferisce le stesse cose rappresentate da Marino Cammazza. 2007-2008. Durante il controesame, e non sto qui a leggervi la parte delle dichiarazioni che manifestano questa critica che io sto evidenziando, dimostra di non essere né autonomo né originale. Aggiunge che in quel periodo, e sempre in quel periodo, Buontempo Salvatore si sarebbe impossessato di 30.000 euro per comprarsi il distributore, anche se non è in grado di indicare una sola, per la verità neanche Marino Cammazza, una sola estorsione in danno di un imprenditore, di un commerciante, il cui profitto illecito era stato oggetto della ricezione da parte del duo Buontempo Conti Mica. Stranamente, anche Costanzo Zammataro Salvatore, udienza 13 aprile 2021, a pagina 47 del suo esame, riferisce in maniera generica e generalizzata le stesse medesime condotte. Quindi abbiamo cinque collaboratori di giustizia che riferiscono in maniera concorde questa fisiologica propensione del Buontempo Salvatore fino al 2008 di essersi messo a disposizione. Dobbiamo attualizzare e dobbiamo attualizzarle nei termini prospettati dal Tribunale per verificare se la motivazione sul punto offerta sia intrinsecamente coerente e costituisca sia il risultato di una corretta applicazione dei principi che governano la materia. Primo elemento, la frequentazione con Conti Mica Sebastiano e le conversazioni intercettate sull'autovettura in uso allo stesso Buontempo Salvatore. Ricorderà la Corte come Buontempo Salvatore, che era il soggetto che si è recato a prendere il Conti al momento della scarcerazione, proprietario di un'autovettura, è stato destinatario di una importante e imponente attività di captazione ambientale e telefonica. A partire dal novembre del 2016. Nella prima conversazione, ritenuta utile, i due si confrontano su un recupero di bestiame rubato. Stigmatizzando il comportamento di Massimo, cioè di Conti Mica Antonino, dice: guarda, lo hanno incaricato ma non è stato in grado di trovarlo. È manifestazione di partecipazione? È contributo all'esistenza e all'operatività di quell'organismo associativo che, così come prospettato fino al 2016, rimane, per quanto riguarda il profilo processuale, messo in un angolino ancora da esplorare? Attenzione al dato. La circostanza che Buontempo Salvatore abbia potuto avere contezza dell'irrilevante intervento posto in essere da Conti Mica Massimo è espressione della sua condotta di partecipazione o questa circostanza può averla appresa attraverso la mera e irrilevante frequentazione? L'essere venuto a conoscenza di un comportamento realizzato da altri non è contributo. Sarebbe stato diverso se in quel contesto intercettativo avesse rappresentato al suo interlocutore: sai, sono venuti, ci siamo attivati, abbiamo recuperato il bestiame. Anzi, è l'esatto contrario.
Ma c'è un momento importante che costituisce il momento sul quale viene elevata una, e viene elevato un segmento di condotta descritta nel capo di imputazione. Siamo al 17 novembre del 2016, allorquando, sempre a bordo dell'autovettura, viene intercettata la conversazione di cui al progressivo 113 delle ore 19. Il RIT è il 1333 del 2016. Si stigmatizza il comportamento di uno dei Bontempo Scavo che avrebbe ritenuto lecito farsi consegnare delle somme di denaro da una ragazza, la sua ragazza, cambia poco, che esercitava l'attività di meretrice. Poiché nel corso di questa conversazione si fa il Bontempo Salvatore, narra da Gradasso il momento del confronto con il Bontempo a cui avrebbe fatto venire la gialla, ergo si sostiene in sentenza, è un soggetto talmente importante da potersi accreditare come persona qualificata nei confronti del suo interlocutore. L'interpretazione sul punto offerta non è né in linea con la logica, non è in linea con le massime di esperienza e soprattutto è certamente più meno resistente rispetto alla corretta interpretazione attribuibile al contenuto di segno diverso. Qual è? Il tossicodipendente alcolista Bontempo Salvatore esterna considerazioni in libertà, ma al di là dell'affidabilità in ordine alle modalità del confronto con il Bontempo Scavo, l'aver determinato quella reazione, gli è venuta la gialla, è il risultato della forza, della violenza, dell'intimidazione del Bontempo Salvatore o la semplice circostanza di essere stato scoperto nell'aver realizzato un comportamento certamente poco edificante in quei contesti territoriali? Su questo la sentenza di primo grado non spende una parola. Il 22 novembre, il progressivo 233, qui Bontempo Salvatore rappresenta sempre a Contimica Sebastiano, non vedevano l'ora di confrontarsi su ciò che era accaduto nell'ultimo periodo di carcerazione di Contimica Sebastiano, il RIT abbiamo detto, è sempre lo stesso, il progressivo è 233, racconta a Contimica Sebastiano una lite avvenuta un anno prima in un bar a Brolo, in cui lui avrebbe da solo fronteggiato ben quattro soggetti appartenenti al clan del Bontempo: Sinagra Giuseppe, detto Pippo Finestra, Tale Bastiano e due Siracusano, Michele e Tindaro. E in quel contesto avrebbe preso le difese o ha preso le difese di quel Caruso del divano identificato in Cassarà Scuria. Su questo episodio si è soffermato anche Marino Cammazza Giuseppe. È sufficiente il dato, chiamiamolo dichiarativo, oggetto di intercettazione? O dobbiamo ancora una volta, scusatemi la ripetizione, operare una sinergica comparazione con i profili soggettivi di Bontempo Salvatore in quel contesto di tempo e di luogo? E da che cosa? Da cosa può evocarsi? Da cosa possono evocarsi gli elementi strutturali dell'ipotizzata condotta di partecipazione rispetto all'aver partecipato a una lite, chiamiamola come vogliamo, nell'interesse di un soggetto con il quale si frequentavano costantemente, un soggetto estraneo a dinamiche associative? Anche questo profilo viene assolutamente sacrificato nella sentenza impugnata. Non c'ero io, Presidente, stamattina. Lei, se io ripeto qualcosa, lei basta che fa così. Io però l'intervento ho quasi finito, Presidente, mi creda, ho quasi finito.
Ho quasi finito, perché proprio questo, l'interpretazione di questo comportamento viene in qualche modo stigmatizzata anche dal giudice per le indagini preliminari nella generica ordinanza che potete avete certamente attenzionato e i cui contenuti possono essere oggetto di attenzione, perché si trovano nel fascicolo di esecuzione provvisoria trattandosi di soggetto sottoposto a misura, definisce il buon tempo soggetto che non riconosce regole di mafia, litiga con tutti e non ha bisogno di vedersela con nessuno. Questo è il tratto caratteristico delineato dal giudice per le indagini preliminari. E ancora il contributo che avrebbe offerto all'associazione, a mio modesto avviso, resta confinato 2007-2008. Però ci sono le riunioni alla Quercia. Due aspetti, Presidente, della riunione alla Quercia, perché sicuramente si sarà soffermato abbondantemente il collega che mi pare che assisteva anche con Divodoro Marchetta, che ha scelto di definire la sua posizione processuale mediante applicazione della pena. Due momenti di straordinaria importanza. Pruiti Giovanni. Ho prodotto, durante il procedimento di primo grado, la sentenza con la quale prima il GIP e poi la Corte d'Appello di Catania lo ha assolto dall'addebito associativo di cui all'articolo 416 bis, riducendo i suoi rapporti anche con Bontempo Sebastiano a una mera irrilevante frequentazione. Perché dico questo? Perché la circostanza dell'incontro, della microspia, sono state interpretate a senso unico. Supponiamo, anzi diamo per scontato, che in buon tempo Salvatore si sia recato autonomamente o si input di qualcuno a parlare con il cognato e dirgli: sai, tu che sei venuto più volte a mangiare da Condipotero Marchetta, sai, abbiamo trovato o sono state trovate delle microspie. È una preoccupazione determinata dall'appartenenza all'associazione di stampo mafioso? O, alla luce della dedizione al malaffare generalizzato di molti dei partecipanti a quelle riunioni, la truffa, il furtarello, il terreno, aggiungiamo forse la marijuana? E dico forse, riferendomi ad esempio a Costanzo Zammataro Salvatore, che non ricordava di essere stato condannato per violazione dell'articolo 73. Perché deve essere espressivo di una preoccupazione associativa in un contesto in cui, attenzione, si valorizza un dato, perché oltre alle microspie era stato attivato anche un servizio di videoripresa. E viene esaltato un momento ritenuto di fondamentale importanza, che riprende Bontempo Sebastiano e Pruiti Giovanni a partarsi. Si appartano, parliamo di Bontempo Sebastiano, si appartano per non fare ascoltare ad altri ciò che deve rimanere riservato nell'ambito di una sorta di riunione di carbonari. Anche questo dato, Presidente, vedete. Sì, l'associazione di stampo mafioso può contenere tutto, possiamo valorizzare tutto, ma non possiamo andare contro la logica, non possiamo andare a sacrificare elementi che il disegno diverso del procedimento offre. Bontempo Sebastiano arriva nell'occasione al ristorante proprio insieme al cognato, e se avessero avuto l'esigenza di confrontarsi su cose riservate, non vi dico che l'avrebbero potuto fare in macchina, perché forse pensavano di essere intercettati, ma l'avrebbero potuto fare prima di salire in macchina, l'avrebbero potuto fare durante il tragitto. E se si devono allontanare e Bontempo Salvatore non deve ascoltare, qual è il significato? Che quantomeno Bontempo Salvatore non era ritenuto vicino neanche dagli stessi soggetti che dovrebbero rivestire un ruolo qualificato all'interno dell'associazione. È eresia, è un'interpretazione dei dati processuali assolutamente fuorviante.
A ciò si aggiunga, Presidente, e anche questi tre momenti di valutazione, non so se il collega li ha sottoposti alla vostra attenzione, come Buontempo Salvatore non è mai stato notato nella barberia o in zona prossima alla barberia di Conti Tagualivan, ritenuto un momento un luogo di aggregazione di sodali. Non è mai stato individuato nel chiosco di Buontempo Sebastiano UAP, né ha mai manifestato interessi su terreni da adibire a pascolo o da utilizzare per fini comunitari. E se la Suprema Corte, con tra l'altro l'arresto giurisprudenziale della sesta sezione 5 maggio 2009 numero 24.469, ha ritenuto assolutamente irrilevanti le frequentazioni, lo ha fatto proprio per regolare casi come quello con il quale ci confrontiamo. In caso di contestazione aperta, Presidente, signori della Corte, voi mi insegnate che non è compito del pubblico ministero o onere del pubblico ministero precisare l'eventuale cessazione, ma è onere del pubblico ministero dimostrare la permanenza fino all'ultimo momento, individuabile nel caso di specie con la sentenza di primo grado o con la data dell'arresto. Tutti i comportamenti successivi al 2007 e 2008, se vogliamo, come dobbiamo per certi versi, aderire a quelle parti di dichiarazione anche applicando il principio dell'attendibilità frazionata offerte dai collaboratori di giustizia, dal 2007 e 2008 Buontempo Salvatore si è completamente allontanato, salvo poi frequentare sporadicamente e con quelle, attraverso quelle insignificanti presenze sulla scena investigativa, qualcuno dei suoi parenti. Per queste ragioni, nell'insistere nei motivi d'appello e ad integrazione degli stessi, vi chiedo di retrodatare la sua condotta di partecipazione in via subordinata, la sua condotta di partecipazione all'organismo associativo all'anno 2007, 2008, 2009 o comunque prima del 2015, con ogni conseguenziale determinazione sul trattamento sanzionatorio da eventualmente da irrogare. Altra, mi pare che non c'era nei motivi d'appello, Presidente. Comunque in epoca antecedente al 2015. Comunque in epoca antecedente al 2015 con diverso trattamento. Vado in ordine di importanza, non del trattamento sanzionatorio, ma di importanza delle imputazioni. E mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione ad integrazione di quanto già evidenziato nei motivi d'appello le questioni sottese alla posizione processuale di Coci Domenico, condannata alla pena di anni 17 mesi 6 di reclusione perché ritenuto responsabile del reato lo stesso ascritto ai capi 1, 416 bis, ai capi 4, 74 del DPL del 109-90, nonché per una serie di truffe dal capo 235 al capo 237, con l'appello del pubblico ministero nella parte in cui era stata esclusa l'aggravante dell'agevolazione alla consorteria mafiosa e sulla fidefacenza dei falsi. È singolare, Presidente, nella tenuta logica della motivazione o nell'assetto complessivo delle imputazioni, prendere atto di un soggetto che dovrebbe ritenersi un partecipe del clan dei Badanesi, ma che realizza truffe in concorso con il Buontempo Scavo. E il pubblico ministero si lamenta che è stata esclusa l'aggravante dell'agevolazione rispetto al clan del Buontempo Scavo. Cioè nessuna truffa in concorso con un soggetto appartenente ai Badanesi. Su questa piattaforma logica,
o per meglio dire illogica, si inseriscono le condotte che vengono contestate. E muoverei l'analisi dalla condotta di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di droga che avrebbe realizzato unitamente al di lui suocero Conti Mica Sebastiano. Avrebbe, come si sarebbe estrinsecato questa condotta, accompagnando Conti Mica Sebastiano in varie occasioni, capo 1, indicative delle finalità della famiglia mafiosa, tra le quali quelle relative all'incontro con Marino Agostino per i contributi a GEA, rendendosi intestatario fittizio di plurime imprese attraverso le quali venivano percepiti in maniera fraudolenta i contributi nell'interesse della famiglia De Bontempo Scavo. Cioè non è soltanto un problema di contestazione tra truffe e condotta di partecipazione, addirittura all'interno della specifica condotta di partecipazione al clan dei Badanesi si contesta a Coci di aver realizzato quelle condotte intestandosi le imprese per favorire la famiglia De Bontempo Scavo. Anche qui ci fermiamo attorno al 2016. Le truffe in favore di Bontempo Scavo. Poi viene scarcerato Conti Mica Sebastiano. E la condotta successiva dovrebbe potersi utilmente apprezzare dalle relative risultanze intercettative, perché anche sull'autovettura di Coci Domenico viene attivato un servizio di intercettazione ambientale. Abbiamo un altro dato. La figlia di Conti Mica Sebastiano realizza un episodio truffaldino, una truffa, in concorso con Talamo Mirko di ben 48.000 euro. Nei confronti di Coci Domenico non viene levata imputazione. E siamo nel novembre del 2016. Non sono riuscito, ma sarà stato un mio limite, individuare uno, e dico un solo momento, espressivo dell'adesione all'associazione di stampo mafioso. Discutere di ciò che non esiste diventa veramente difficile. E non sono riuscito ad apprezzare neanche il ragionamento assente sotto questo profilo, un difetto di motivazione genetica che caratterizza l'impugnata ordinanza, non colmabile se non attraverso ragionamenti di tipo meramente assertivo. Qualche cosa, o per meglio dire qualche comportamento, che merita di essere attenzionato in relazione alla fattispecie di quell'articolo 74 contestato al capo 4 dell'imputazione, il procedimento lo offre. Si sostiene che Coci Domenico è un fedele ed essenziale servitore del suocero Conti Mica Sebastiano. Lo accompagna in varie occasioni. Risulta, secondo un'imputazione, particolarmente attivo nel narcotraffico, condotto sull'asse Messina-Tortorici. E attenzione, qui voglio invertire per un attimo l'analisi dei fattori probatori o degli elementi probatori. Voi avete agli atti le dichiarazioni rese da Conti Mica Sebastiano, sia ai sensi dell'articolo 415 bis terzo comma, sia le dichiarazioni spontanee rese in dibattimento. Cioè, guardate, io in effetti ho trattato modiche quantità di sostanze stupefacenti tipo vegetale, ma eravamo io e mio genero. Di altro non so niente. L'indagato o l'imputato rende dichiarazioni fisiologicamente sospette. Ma se il procedimento offrisse degli straordinari riscontri alla veemente protesta di estraneità di Conti Mica Sebastiano e che ha un'incidenza immediata e diretta sulla posizione di Coci Domenico, chiaramente le conclusioni che andrete
ad adottare all'esito della Camera di Consiglio non possono essere di segno diverso rispetto a quelle cristallizzate nella sentenza di primo grado. Io non vi rileggo le dichiarazioni, passiamo a pagina 9 e seguente dell'interrogatorio ex articolo 415 bis. Confrontiamoci con le risultanze intercettative e soprattutto con l'apporto dei collaboratori di giustizia e la ricostruzione autentica delle dinamiche interpersonali sottese al contesto intercettativo offerto dal brigadiere D'Angelo all'udienza dell'8 giugno del 2021. Marino Cammazza Giuseppe, il partecipe che merita 17 anni e 6 mesi, pagina 72 dell'esame del 20 marzo 2021. Ho saputo da Costanzo Zammataro Salvatore che questo spacciava qualche poco di erba nella zona di Sant'Agata. Spacciava qualche poco di erba nella zona di Sant'Agata. Poi sul 74 apriamo e chiudiamo una parentesi, Presidente e signori della Corte. Costanzo Zammataro Salvatore, quindi la fonte di Marino Cammazza, le cui dichiarazioni sono certamente circolari, così definisce Cosci Domenico, siamo a pagina 112 dell'esame del 6 aprile 2021. Non è un associato, non è un associato. Si occupa di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 2013 faceva truffe con lo zio, quindi non è un associato e non faceva truffe né per l'associazione né con l'associazione, spaccia droga ma non lo fa per l'associazione. A pagina 115 precisa che di droga in maniera un po' contraddittoria si occupava Conti Mica Sebastiano, Vappo e Cosci Domenico. La qualificazione giuridica delle condotte non possiamo affidarla al dichiarante di turno, però vi offro un dato significativo, importante. Voi mi insegnate che, soprattutto in un contesto in cui tra i fini dell'associazione di stampo mafioso vi è anche quello di realizzare plurimi reati in materia di sostanze stupefacenti, le due fattispecie possono concorrere. Ma è necessario che ricorrano determinate condizioni. Voi li conoscete, non sto qui a ricordare a me stesso qual è il perimetro all'interno del quale la giurisprudenza di legittimità ha individuato questa possibilità. Però il collaboratore di giustizia, guardate cosa riferisce, pagina 149 e 150. Se chi spacciava era un associato, si prendeva i soldi. Se non lo era, chiedeva l'autorizzazione e poi dava qualcosina o ricambiava qualche favore. Quindi chi era associato spacciava, chi era associato di stampo mafioso spacciava e spacciava per i fatti suoi, senza alcun collegamento sinergico. Chi non era associato e sottostava alle regole dell'associazione doveva chiedere l'autorizzazione ed eventualmente fare qualche favore all'occorrenza. Udienza del 13 aprile 2021, sempre in sede di esame. Lui spacciava e si riforniva di quel poco di erba che spacciava a Sant'Agata, secondo l'indicazione che rappresenta anche a Marino Cammazza, si riforniva a Messina dal suocero, sì, perché Conti Mica Sebastiano viveva a Messina in quel periodo. Poi vediamo l'importanza anche di questa dislocazione o ubicazione territoriale. Ribadisce questa circostanza a pagina 50 e 51. Barbagiovanni Carmela, all'udienza del 6 aprile del 2021, riferisce che si occupavano di droga il Belloccio, il Vappo, Galati Giordano Vincenzo, il genero di Conti Mica e il Biondino. Poi ci soffermeremo che nell'ambito di una immanente associazione di stampo mafioso si sarebbero poi create due sottoarticolazioni rilevanti ex articolo 74. Ancora una volta caso più unico che raro, in contrapposizione, in contrasto tra di loro nello stesso contesto territoriale.
A pagina 146 si limita a riferire su Cosci di averlo visto fare l'ambasciatore tra il suocero e lo zio due o tre volte. Lo zio sarebbe Bontempo Sebastiano, detto il VAP. Su questa piattaforma dichiarativa andiamo a confrontarci con le risultanze intercettative, quelle che tradiscono l'intrinseca consistenza delle condotte, dei comportamenti e quindi dell'operatività del singolo e o dell'organismo associativo. Conti Mica viene rimesso in libertà il 13 novembre del 2016. Il dato che mi ha colto, mi ha lasciato un po' perplesso, Presidente e signori del Tribunale, che rispetto a questo organismo associativo, quello di cui è al capo 4, non si è stato in grado di individuare nessun momento, chiamiamolo fondamentale, di approvvigionamento. C'è stato soltanto un tentativo scoordinato, l'episodio di Selvaggio a Messina, e non abbiamo contezza di come, dove e quando e i dati ponderali che avrebbero caratterizzato le singole transazioni illecite che costituiscono l'approvvigionamento dell'associazione in quanto tale. Quindi voi avete davanti un'associazione rispetto alla quale non sapete e non possiamo sapere nessuno se acquistava un chilo di droga per spacciarla, se ne acquistava mezzo chilo, se ne acquistava 100 grammi, se ne acquistava 50 grammi. Però abbiamo la possibilità di apprezzare una fibrillante ricerca di sostanza stupefacente, questo sì, a dimostrazione che, secondo me, che il periodo di attenzione investigativa attenziona a un fenomeno nella fase embrionale, cioè attenzione a un fenomeno in cui potrebbe ritenersi già di per sé rilevante perché con l'accordo si identifica la struttura, ma ci sono delle conseguenze anche sotto il profilo sanzionatorio per capire se effettivamente l'accordo tradisce un concorso di persone nel reato continuativo o effettivamente un qualcosa che si proietta nel futuro in assenza della benché minima cessione. Il 19 febbraio 2017 Cosci si reca a Messina. Conti Mica vive, il suocero vive lì, e viene intercettata una conversazione sulla sua autovettura. L'ambientale è il RIT 43 del 2017, il progressivo è il 47. Siamo a pagina 1 e seguente le trascrizioni effettuate dal perito Currelli. Si parla del telecomando, si parla dei tasti dello stereo. Avete una trascrizione che è esattamente incompatibile, perfettamente incompatibile, con ciò che avevano udito gli investigatori nella fase delle indagini. Operate un'analisi comparativa tra il brogliaccio riportato nell'ordinanza e la trascrizione integrale. E se la riterrete opportuna, ascoltatevi il file audio, che è quella la prova. Sta di fatto che, ancora una volta, recuperando la logica, qual è il dato che dovrebbe in qualche modo inquietare il decidente? Si sostiene che in quel contesto i due fanno riferimento a qualcosa da buttare. Ma scusate, non c'è un controllo nell'imminenza. Non sono stati fermati dalle forze dell'ordine. Non si fa riferimento a forze dell'ordine che vengono viste in lontananza. Qual è la ragione per la quale avrebbero dovuto buttare proprio quella sostanza stupefacente che avrebbero dovuto spacciare? Ci vuole una ragione. Al massimo potrebbe essere sostanza stupefacente di pessima qualità, ma l'avrebbero commentata. Hanno potuto buttare qualunque cosa, forse anche la cenere delle sigarette della macchina. E siamo al primo momento di valutazione, il primo, ed è assolutamente inconsistente, anzi inesistente. Vengono monitorati i comportamenti del 20 febbraio, di Cosci Domenico, 20 febbraio 2017. Progressivo 80, non vi leggo le intercettazioni. Fanno riferimento a un soggetto che l'aveva finita, che non ne aveva. È inutile, dice, che me la prendo. Mi deve restare, non ne ha, non ne ha, non ne ha. Cosci Domenico si confronta ancora una volta con il suocero. Guardate, è un rapporto assolutamente citofonico. E dimostra, siamo al secondo giorno di monitoraggio,
la cronica assenza di sostanze stupefacenti. A partire dall'8 marzo vengono intercettate una serie di conversazioni dalle quali in effetti sembrerebbe che Cocito Domenico abbia realizzato un'attività di cessioni di dosi di sostanze stupefacenti in favore, tra l'altro, di Bontempo Salvatore, il capo, il partecipe che assume sostanze stupefacenti in un contesto territoriale come quello di Tortorice, arcaico, quasi preistorico, in cui la condizione tossicomanica è poco accettata non solo dai partecipi a un'associazione mafiosa ma anche dai semplici familiari. Ecco perché poc'anzi vi parlavo di incompatibilità teleologica tra i profili soggettivi di Bontempo Salvatore e la sua partecipazione all'associazione di stampo mafioso. E c'è un coci che si rapporta con un soggetto albanese identificato e processato in questo processo che, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe anche uno, assieme a coci, dei fornitori di sostanza stupefacente di Bontempo. Ma nella ricostruzione giuridica degli eventi, la tipologia, le modalità del rapporto di un soggetto che cede e un altro che acquista e a sua volta diventa cedente, è espressiva di un accordo che tradisce una stabilità e una consapevolezza di inserirsi in un contesto plurisoggettivo? Di questi profili, anche di questi profili e soprattutto di questi profili, la sentenza non ne parla. C'è un momento in cui le relazioni tra alcuni soggetti che dovrebbero rimanere tranquille, serene, perché si inseriscono in un'attività sinergica di collocamento sul mercato di sostanze stupefacenti, diventano a dir poco fibrillanti. Mi riferisco al momento in cui si sostiene che siano sorte dei problemi, chiamiamoli così, o delle criticità tra Bontempo Sebastiano il Vappo e lo stesso Coci Domenico. Siamo a partire dal 28 febbraio 2018, la prima conversazione ritenuta utile a tal fine il progressivo 2633, il RIT 46-2018. Non abbiamo la possibilità di apprezzare la causale, potrebbe essere qualunque cosa, ma poiché quel comportamento, il contenuto di quella conversazione deve essere utilizzato ai fini del sostentamento dell'idea dell'esistenza dell'immanente associazione, che pur che può sussistere anche tra soggetti con interessi contrapposti, la giurisprudenza ci dice questo, e non può non essere sostanza stupefacente, perché a distanza poi di qualche settimana poi interviene anche Contimica Sebastiano a calmare in qualche modo Bontempo Sebastiano Vappo. Ma abbiamo una conversazione durante la quale si fa riferimento a sostanza stupefacente? Abbiamo i contatti, Presidente, in contesti territoriali ristretti, in contesti territoriali in cui quei soggetti non si occupano, sotto il profilo delinquenziale, solo ed esclusivamente di quell'aspetto o di quel delitto. Quindi si possono essere rapportati per qualunque cosa, anche per beghe familiari. Il 10 marzo del 2017 Coci Domenico è sempre alla ricerca di sostanza stupefacente. E si reca a Regalbuto a incontrare tale Bontempo Alessandro. Non può non aver realizzato un approvvigionamento, secondo l'impostazione accusatoria, per il semplice fatto che a distanza di qualche settimana Bontempo Christian, figlio di Alessandro, viene trovato in possesso di 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Ma attenzione,
non viene levata imputazione, non per questo che non poteva essere, ma per quel contatto, per quella trasferta che Cosi Domenico ha realizzato a Regalbuto. È andata a Regalbuto, ma a fare che? È andata a Regalbuto a cercare droga. Il risultato sotto il profilo imputativo è che non l'ha trovata. Il 23 marzo Cosi ritorna nella zona di Centuri per Regalbuto. Ritorna il 17 aprile. Ritorna il 20 aprile. I contenuti dei colloqui sfuggono all'attività intercettativa, non abbiamo riscontro su strada, non abbiamo la possibilità di apprezzare né prima né durante né dopo che in effetti è avvenuto un approvvigionamento, resta ancora una volta tutto assolutamente fumoso. Però arrivato a un certo punto gli ufficiali di PG, proprio prendendo atto di questa assoluta lacunosità, contraddittorietà, illogicità nel tentativo di ricostruire in termini illeciti e in materia di sostanze stupefacenti queste trasferte, effettuano un controllo alla ricerca del riscontro. Siamo giunti così al 19 settembre 2017. Quindi, da aprile li controllano a settembre, perché da aprile, a maggio non vanno, a giugno non vanno, a luglio non vanno, ad agosto non vanno, ritornano a settembre. Qui hanno fatto bingo, perché Cosi si reca a Regalbuto per l'ennesima volta, questa volta insieme a Valerio Labbia o Labbia Giuseppe, e all'esito della perquisizione trovano sostanza stupefacente. Sapete quanto ne hanno trovato? Se lo ricorda, Presidente, quanto ne hanno trovato? 2 grammi! 2 grammi. 2 grammi. 2 grammi. Però attenzione a un dato. L'11 maggio del 2017 a Messina accade una cosa importante. Accade a Messina che Bontempo Sebastiano de Tuappo, Agostino Ninone e Protopapa si recano a Messina e vanno da Selvaggio. I fatti dell'operazione Scipione. Ma io mi chiedo, certamente non sto qui a, ma mi chiedo, ma se a Messina c'era Conti Mica Sebastiano, se c'era uno che faceva la spola da Messina, qual è la ragione per la quale i due associati, uno addirittura in posizione qualificata come Conti Mica Sebastiano, non si dovevano interessare o quantomeno dovevano essere lasciati all'oscuro di ciò che avveniva in quel contesto di tempo di luogo? Addirittura Bontempo Sebastiano viola le prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale cui era sottoposto per recarsi a Messina a trattare e acquistare sostanza stupefacente, che poi acquista. Lui riesce a scappare, poi lo prenderanno a Catania, ma Cosi Domenico lo viene a sapere soltanto dopo quello che è successo, ma lo viene a sapere soltanto dopo. E Conti Mica Sebastiano in religioso silenzio. E allora ha ragione Conti Mica Sebastiano, ha ragione Cosi Domenico nel dire eravamo io e lui a spacciare un poco di erba, così come ha detto Marino Cammazza Giuseppe. Questo è il coinvolgimento di Cosi Domenico. Dal coinvolgimento di Cosi Domenico in questa inesistente o comunque ma infatti io ho separato le posizioni, per esempio il GUAP è andato per i fatti suoi, sono andati abbiamo due soggetti che peraltro Cosi Domenico, in virtù di questa presenza sulla scena investigativa, è stato ritenuto, come detto,
partecipe anche dell'organismo associativo rilevante ex articolo 416 bis. Sotto questo profilo, pur nella intrinseca compatibilità tra le due, dalla partecipazione a due diversi organismi associativi e quindi sulla possibilità di concorso nel delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e di quella di cui prevista e regolata dal 416 bis, le coordinate dettate dalla giurisprudenza di legittimità sono perfettamente semplificate nella sentenza della sesta sezione 1 ottobre 2019 numero 600, che si è applicata al caso di specie ove dovesse ritenersi raggiunta la prova della partecipazione di Cocci Domenico a quell'organismo associativo già passato in giudicato, già accertato con sentenza passata in giudicato, non può non essere esclusa. Poc'anzi vi ho detto, apriamo e chiudiamo una parentesi sul 74. Poc'anzi la Corte ha anche indicato la data del 5 settembre come prossima alla decisione. Potrebbe capitare però, Presidente, signori della Corte, è andata in riserva a maggio. La Corte di Cassazione sta rinviando tutti i procedimenti. Domani ci hanno già detto di non andare in Cassazione perché è probabile, anzi è quasi certo al 95%, che rinvieranno per anche l'udienza relativa all'operazione Scipione. Ma sa, voi conoscete meglio di me l'ordinanza di rimessione. E il ragionamento, le riflessioni spese prima dal Presidente della quarta sezione, poi da quello della terza sezione la scorsa settimana, 15 giorni fa dal Presidente Fidelbo della sesta, sono delle riflessioni di una semplicità disarmante. Una volta dice che è stata ritenuta ammissibile e non manifestamente inammissibile, è più che probabile, da quelle che sono le informazioni che sono giunte in Cassazione, che la questione possa essere accolta. E quindi vi trovereste forse nella difficoltà, se non depositano la sentenza prima di fine mese, di emettere un dispositivo e poi di scrivere una motivazione con una sentenza alla Corte Costituzionale che travolge la vostra decisione. Io spero che questo non avvenga, non sia necessario neanche fermarsi sotto questo profilo, perché il problema può essere risolto con l'assoluzione degli imputati dal reato di quell'articolo 74. E questo riguarda anche Conti Mica Sebastiana, addirittura un doppio partecipe qualificato dei due organismi associativi. Il pubblico ministero in primo grado aveva chiesto la condanna ad anni 30 di reclusione in continuazione con la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello. No, Presidente, anzi l'avevamo reiterato e abbiamo rinunciato, se lei ricorderà. Sì, abbiamo rinunciato. No. All'esito del giudizio di primo grado è stato condannato alla pena di anni 23 e mesi 6 di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di cui al capo 1, capo 4 e capo 15. Anche qui, Presidente, mi prego di alzare il ditino se ripeto qualcosa. Inevitabile, perché questo viaggio verso il signor Marino è stato evocato milioni di volte. E allora del signor Marino non ne parlo, Presidente. Se non per ricordare quello che scrive il dottor Mastroeni nell'ordinanza. Ed è una interpretazione del dato probatorio. E se volessimo esaltare nella sua massima estensione il principio o il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione della condotta materiale, una diversa interpretazione offerta comunque dal giudicante, anche con la probabilità richiesta in quella sede, non per comprimere la vostra libertà di autodeterminazione, che rimane assolutamente intangibile, ma lo stesso giudice
definisce un affronto. Era stato Polonia. Un affronto è come tale non inquadrabile in un contesto di estorsione, peraltro sembra più un confronto impari con la posizione di supremazia non rivestita dal Conti Mica, ma dal Marino dall'alto, della forza determinata dal detenere le somme di denaro che aveva in qualche modo, di cui si era impossessato nella realizzazione della truffa realizzata in concorso con la propria figlia. Però veda, c'è un aspetto che intendo ribadire. Noi abbiamo un soggetto che per quasi 30 anni è stato detenuto. Un soggetto che da detenuto dovrebbe rispondere, anche da detenuto dovrebbe rispondere della partecipazione, perché noi abbiamo una contestazione, secondo l'editto imputativo, dal 7 novembre 1995 all'attualità. Non sto parlando di continuazione, Presidente, sto parlando di contestazione. Risponde, Conti Mica Sebastiano è stata esercitata l'azione penale ed è stato ritenuto responsabile dal 7 novembre 1995, che è la data di chiusura. No, non è uscito nel 95, Presidente, è uscito nel 2016. Invece lui è stato ritenuto responsabile. Lei l'ha interpretata così, a me sta bene, Presidente. Il problema che io mi pongo è che le fonti dichiarative valorizzate in sentenza vedono un Conti Mica permanentemente in tranima anche da detenuto. Perché, ad esempio, D'Amico riferisce la storia delle somme di denaro che sono state recuperate per la revisione, quindi il mantenimento in carcere del detenuto. E sì, Conti Mica è uscito qualche mese prima. Perfetto. Proprio ai fini della permanenza della condotta di partecipazione all'interno delle case circondariali o di reclusione dove è stata detenuta, e che rappresenterebbe un momento di straordinaria importanza per verificare la sussistenza degli elementi strutturali della ritenuta partecipazione qualificata, mi permetto soltanto di rubarvi 10 minuti per passare in rassegna i relativi contributi dichiarativi. Perché dico questo? Sono state valorizzate le dichiarazioni di D'Amico Carmelo, udienza 23 aprile 2021. E no. Ma che ha concluso per l'assoluzione, Presidente? Io lo ribadirò. Presidente, se io non faccio riferimento al contributo dichiarativo in senso lato, se viene valorizzato, il problema che mi pongo che vi pongo è soltanto il tema della revisione, non mi interessano, Presidente, la revisione, le cose che non mi interessano per una semplice circostanza. Io vi voglio evidenziare se nel caso in esame quel contributo dichiarativo è un contributo che converge rispetto alla posizione qualificata del VAP o rispetto a una posizione qualificata o di partecipe del Conti Mica. Guardate, l'amico Carmelo a quelle udienze riferisce della necessità di raccogliere questi soldi per la revisione. Chi è che manda l'imbasciata? La manda il VAP. Buon tempo Sebastiano. Perché nessuno ha detto che quella revisione riguardava un delitto commesso in concorso col VAP. Quindi, se veniva accolta per Conti Mica, veniva accolta anche per il VAP, per Bontempo Sebastiano. Era identica. Quindi, chi veicolava le richieste non era il detenuto Conti Mica Sebastiano, ma Bontempo Sebastiano. Chi doveva ricevere questa somma di denaro da destinare all'avvocato che si doveva occupare della revisione o al perito che doveva calcolare la distanza? Vi ricordate questa questione? Non ci torno. Erano i familiari di Conti Mica in libertà o era Bontempo Sebastiano? No, era il VAP.
E allora non ci dobbiamo porre questo problema. Il problema della consapevolezza del detenuto condannato, silente, rispetto a ciò che qualcuno dall'alto della sua riconosciuta, visto che poc'anzi lei ha evocato la sentenza passata in giudicato, dall'alto della sua riconosciuta posizione di supremazia stava realizzando, può essere un beneficiario, ma contributi materiali non ne ha dati, non c'è richiesta, non c'è ricezione di somme, non sappiamo neanche, anzi abbiamo degli elementi che forse fanno anche presumere che quelle somme di denaro il Vappo se le è tenute in tasca, perché abbiamo articolato prova in primo grado a dimostrazione che l'avvocato è stato pagato dalla madre di Contimica Sebastiano. E peraltro anche la scelta dell'avvocato che ha curato la revisione di Contimica Sebastiano mi sembra un poco compatibile con l'attività o con i profili soggettivi del PAP. Gli atti processuali sono stati veicolati nel corso del giudizio di primo grado. Sapete chi si è occupato della revisione? L'avvocato Mariella Cicero, che in quel periodo difendeva solo collaboratori di giustizia. E in quel periodo Contimica Sebastiano era stato isolato da tutti, perché le somme venivano spese dalla madre. Ma vi immaginate voi a buon tempo Sebastiano dal carcere che gli mandava i soldi all'avvocato dei pentiti che lo accusavano? Anche Siracusa Annunziata, all'esame dell'udienza del 30 aprile del 2021, ribadisce che la richiesta è stata veicolata dal Vappo e non da Contimica. E sulla partecipazione qualificata a fronte del silente D'Amico Carmelo abbiamo un Siracusa che riferisce dell'appartenenza di Contimica determinata dalla sentenza già passata in giudicato e da ciò che avrebbe appreso nel carcere di Monza da Pontempo Sebastiano classe 72 che il Belloccio era una persona rispettata. Ecco, essere rispettato significa essere rivestire una delle condotte alternative previste dall'articolo 416 bis secondo comma, Presidente. Anche questo è un punto fondamentale, anche questo è il punto fondamentale che lo vede collocato al regime di 41 bis. Quindi fin qui noi abbiamo una sentenza passata in giudicato, un derelato e un'inammissibile estensione. Abbiamo però i tre intrani, quelli che avrebbero vissuto da liberi o da detenuti l'appartenenza del detenuto fino al 2016 Contimica Sebastiano. Questo è il perimetro all'interno del quale possiamo e dobbiamo muoverci. E qui abbiamo anche la possibilità di apprezzare la differenza tra chi si limita a leggere l'ordinanza di custodia cautelare e non la sa neanche tradurre per i suoi ovvi limiti di ignoranza e di chi non sa neanche leggerla. Costanzo Zammadara Salvatore, esame del 6 aprile 2021, inserisce Contimica Sebastiano tra coloro che insieme a Coci Domenico si occupava di droga. Controesame del 13 aprile 2021, le ho già lette queste dichiarazioni quando mi sono occupato di Coci, inutile ripeterle. Era a Messina e era fornitore del genere. Addirittura gli ritaglia un ruolo nelle truffe che tecnicamente non poteva mai avere. Abbiamo soltanto anche qui un momento quasi genetico di gestazione, di programmazione, la conversazione che viene intercettata all'uscita dall'incontro con Marino tra Contimica. Certamente non è stata una buona profezia, perché i due dicono facciamo qualche truffa, che ci può succedere? 2 anni, non avrebbero mai immaginato 24 anni uno e 17 anni e 6 mesi l'altro, Presidente. E si sofferma sull'episodio Marino, ma su questo già ne abbiamo parlato. Qual è il dato che sotto il profilo tecnico probatorio noi dobbiamo apprezzare? Che tra Costanzo Zammadaro Salvatore e Contimica non c'è stato mai nessun contatto. Barba Giovanni Carmelo, udienza 6 aprile 2021.
Il dato importante è che riferisce di essere colui che mandava i soldi in carcere al Biondino. Il mantenimento in carcere, come voi mi insegnate, come peraltro pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, per esempio 4 luglio 2015, numero 39.508, può costituire elemento sintomatico della permanenza dell'appartenenza. Ma è sufficiente la dichiarazione del collaboratore o necessita di un riscontro esterno, Presidente, anche imputabile a un'altra chiamata? E soprattutto, se il procedimento offre una prova di segno diverso rispetto a quanto ha riferito il collaboratore di giustizia, è corretto individuare una ineliminabile inferenza logica e fattuale tra la parte del narrato che risulterà, come dimostrerò, smentita e ciò che ritiene il collaboratore di dire nei confronti dell'accusato? Sapete perché? Barba Giovanni vi ha detto, ci ha detto, che manteneva in carcere i Conti Mica. Pagina 74, Presidente, della trascrizione effettuata dal perito Santo Adamo. Il RIT è il 1333/2016, il progressivo 113. Un tempo Salvatore e Conti Mica Sebastiano. Cosa commentano? A chi fanno riferimento? A fronte di un Barba Giovanni Carmelo che riferisce: io me lo mantenevo in carcere, io gli davo i soldi per il mantenimento in carcere, non sospettando di essere intercettato, lo etichettano come, e non era neanche collaboratore di giustizia nel 2016, anzi era un elemento di vertice dell'associazione Barba Giovanni Carmelo detto Muzzun. Quel cornuto e sbirro mi ha abbandonato in galera, non mi ha mai mandato un euro. Quel cornuto e sbirro del Muzzuni non mi ha mai mandato un euro in galera. E allora il mantenimento del detenuto in carcere come momento di valutazione della permanenza della sua condizione di appartenenza, affidato alla dichiarazione del collaboratore di giustizia, resiste al riscontro negativo esterno? Sempre nel prosieguo della trascrizione delle conversazioni di cui a questo rito, siamo a pagina 152 della perizia. Non so se il collega ha, Presidente, se il collega ha trattato questo profilo dell'intercettazione. No, mi resta Buontempo Sebastiano, il Biondino e Galati Giordano Vincenzo. Pagina 121, poi, se volete finisco questo e poi concludo. No, deve fare una pausa, però per capire poi la parte finale. Pagina 121 della trascrizione sempre della perizia Adamo, Conti Mica Sebastiano, rivolgendosi al suo interlocutore: io per 20 anni, per mantenermi in carcere, oltre ai soldi di mia madre, ho dovuto lavorare per mantenermi. Il capo promotore. Marino Cammazza Giuseppe, la mia fisiologica propensione ai collaboratori di giustizia, quando, come nel caso di specie, in parte dicono il vero, in parte mentono, in parte colorano, è normale. Né tantomeno io vi posso dire voglio utilizzare solo le parti che mi convengono e le altre parti no, però a fronte di un Marino Cammazza che da quando è uscito non smette di minacciare persone, ha tantissime denunzie pendenti, che mezzo comune di Tortorici lo ha denunciato, sono registrazioni, minaccia a tutti perché ha bisogno dei soldi per mantenersi da collaboratore di giustizia, a pagina 71 dell'esame del 20 marzo del 2021, alla specifica domanda del pubblico ministero di cosa sa di Conti Mica Sebastiano, risponde:
non è associato. Non è associato, chiaramente, dal 1995 in poi, condannato in Mare Nostrum, poi sempre detenuto senza soluzione di continuità. Marino Cammazza, che è quello che da libero gestiva il clan, da detenuto si interfacciava con le figure apicali del clan, non conosce il capo promotore, non conosce l'organizzatore, non conosce il dirigente. Costanzo Zammataro Salvatore non lo inserisce tra gli associati di stampo mafioso, riferisce la sua dedizione al traffico di droga nei termini già rappresentati. Chiaramente sull'estorsione di cui al capo 15 ho raccolto l'invito della Corte, non ci ritorno. L'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 4. Già mi sono soffermato, occupandomi della posizione processuale di Cosci Domenico. In questo caso abbiamo, a differenza della contestazione di cui all'articolo 416 bis, una contestazione sotto il profilo temporale chiusa fino al marzo del 2018. Esce a novembre del 2016. Un anno e quattro mesi per meritare 20 anni di carcere. Un anno e quattro mesi per meritare 20 anni di carcere, Presidente. Ma caso più unico che raro, un partecipe qualificato che non risponde di nessun reato fine. Partecipe qualificato che non risponde di nessun reato fine. Le sue presenze sulla scena investigativa sono speculari a quelle di Cosci Domenico e quindi non ci ritorno. Ritengo che sussistano i presupposti per emettere una sentenza di assoluzione o per non aver commesso il fatto in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 416 bis, perché il fatto e per non aver commesso il fatto rispetto a quella di cui al capo 4, quindi 74 DPR del 109-90, e sotto questo profilo, Presidente e signori della Corte, mi permetto soltanto di ricordare a me stesso, proprio non dimenticando il ragionamento che ho sviluppato nella scansione temporale, nell'analizzare la scansione temporale degli eventi, un arresto giurisprudenziale della seconda sezione, 19 marzo 2019, la sentenza era numero 21.460. Che poi è il principio di diritto applicato anche nelle sentenze emesse dalla quinta sezione nel procedimento Matassa per Cirillo Fortunato e dalla prima sezione nel procedimento Dominio in relazione alla posizione di Trovato Alfredo. Ha annullato, in parte senza rinvio e in parte con rinvio, la condotta di partecipazione all'associazione ex articolo 416 bis pur in presenza di una mafia, chiamiamola storica perché già accertata, con sentenza passata in giudicato e nei confronti di soggetti che erano stati già dichiarati intranei fino a un certo periodo temporale. Qual è il principio di diritto? In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, 95 per conti mica fino all'attualità. Sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione a un precedente periodo, quindi fino al 1995, può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno dell'associazione criminale. Come sarei aspettato degli incontri di spartizione, delle estorsioni o incontri con esponenti della criminalità organizzata di una certa importanza. Qui per conti mica che cosa abbiamo? Hanno tentato di valorizzare degli incontri, l'incontro con Arena Francesco a Messina, con Zamperi a Messina, ma finalizzati a cosa, Presidente? Finalizzati a cosa? Secondo l'imputazione, a degli approvvigionamenti di sostanza stupefacente che non ci sono stati. Incontri determinati dalla conoscenza carceraria che non hanno portato a niente, ma non sono incontri espressivi della permanenza del vincolo associativo ex articolo 416 bis. Perché mi sono permesso
ricordare o evocare questo arresto giurisprudenziale applicato in concreto anche alla posizione di Trovato Alfredo. Perché Trovato Alfredo, è vero, la Cassazione ha annullato per il 416 bis, ma ha confermato per il 74, perché spacciava droga dalla mattina alla sera. Aveva le sue fonti di approvvigionamento a Bologna, in Calabria, ma era cosa diversa. Per queste ragioni, Presidente, insisto nell'accoglimento dei motivi d'appello. Scusi, signor Presidente Laterni. Sì, sì. No, non abbiamo voi, audio. Avevo il microfono spento. Sì, facciamo 10 minuti di pausa. Ah, grazie. Sì. Perdonami, 169. Deve concludere. Gentilmente l'avvocato Silvestro, se può contattare Coaci Domenico da Viterbo, grazie. Sì, allora, facciamo 10 minuti di pausa. L'avvocato Silvestro è autorizzato a parlare con Coaci Domenico. Va bene? 10 minuti di pausa.